L'RT che oscilla attorno ad 1.2 riconsegna l'Abruzzo al colore arancione dopo due settimane in giallo. La decisione ufficiale arriverà, come sempre, dal monitoraggio della cabina di regia domani, ma i dati in crescita di questi giorni avevano già fatto capire in che direzione si sarebbe andati. L'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, se come da prassi sarà firmata sabato, farà scattare l'arancione da domenica. La virulenza e la velocità di trasmissione in questa terza ondata, anche per l'incidenza della variante inglese, soprattutto nell'area metropolitana, è ben maggiore della seconda che ha colpito la regione a novembre. Per arrestare la corsa del virus e la risalita degli indicatori, che altrimenti porterebbero l'intera regione in zona rossa, occorre intensificare sforzi e applicazione di comportamenti corretti, dice in una nota la regione Abruzzo, che nel frattempo, nella serata di ieri, ha emanato una nuova ordinanza valida per i prossimi 14 giorni che impone il divieto di ingresso ed uscita nei comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Francavilla al Mare e per i comuni di Gessopalena, Torrevecchia, Carsoli, Pianella, Bucchianico e Giulianova la sottoposizione a monitoraggio intensivo, lo stesso che si sta già facendo e che sarà prolungato a Chieti. Domani mattina il Comitato Tecnico Scientifico Regionale tornerà a riunirsi per proseguire nel monitoraggio costante dell'andamento epidemiologico e per valutare anche l'opportunità di prorogare o no la zona rossa per i comuni di Attessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria sulla base dei contagi registrati nella settimana trascorsa. Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Come avete sentito, c'è stata questa mattina l'anticipazione che in realtà era attesa già da diverse ore dell'Abruzzo che torna a zona arancione a causa dell'incidenza dei contagi soprattutto nell'area metropolitana e anche a causa delle varianti che stanno aumentando la circolazione del virus. Noi adesso andiamo in diretta a Chieti, all'ospedale clinicizzato, dove c'è il nostro Paolo Renzetti in compagnia del professor Jacopo Vecchietti, che dirige la clinica di malattie infettive dell'ospedale Teatino, che saluto e ringrazio di cuore perché immagino che siano ore davvero di lavoro duro per lui e per tutto il suo staff. Linea a te Paolo. Sì, grazie, grazie Alfredo, un saluto ai nostri telespettatori, mi unisco anch'io ai tuoi ringraziamenti, professor Vecchietti, a cui abbiamo sottratto più di qualche minuto oggi per questo collegamento. Direi, professore, però è un momento davvero particolare questo per la nostra regione, soprattutto per l'area metropolitana per quanto concerne questa emergenza sanitaria, perché i numeri sono numeri preoccupanti. Le chiedo subito come mai secondo lei in questo momento proprio questa zona della nostra regione, l'area metropolitana Pescara-Chieti, sta soffrendo così tanto. Parliamo di numeri di record nazionali, per esempio Pescara è la terza città per numero di contagi in Italia e Chieti poco dopo. Ma guardi, intanto devo dirle che sono convinto del fatto che l'emersione delle varianti e la indiretta qualità della rete laboratoristica abruzzese, perché credo che l'impegno che è stato messo in Abruzzo per tracciare le varianti non sia stato fatto in altre regioni, quindi non vorrei che si commettesse l'errore di ritenere che noi abbiamo un maggior numero di varianti rispetto ad altre regioni. Probabilmente noi riusciamo a leggerle e a individuarle meglio e prima degli altri. Probabilmente questa variante, che è definita da alcuni virologi una pandemia nella pandemia, può aver dato una spinta ulteriore alla diffusione del virus e in parte potrebbe giustificare il fatto che noi ci troviamo con dei numeri che sono in così forte accelerazione. È innegabile che noi sappiamo che il virus circola attraverso di noi e quindi aver ripreso una circolazione quasi normale può aver indotto ovviamente una crescita dei contagi.
Ma è un problema, professor Vecchietto, solo di varianti, perché si parla tanto di queste varianti, oppure probabilmente forse c'è stata una sottovalutazione del problema qualche settimana fa? Ma io non parlerei di sottovalutazione, d'altra parte lo sforzo che ha messo in campo la Regione e le singole ASL per aumentare gli screening sulla popolazione dimostrano che c'è stato anzi un impegno nel tentare di capire quale potesse essere il fenomeno. Rispetto alle varianti, tenga presente che quello che accade in una colonia virale è molto simile a quello che accade in altri gruppi animali per i quali noi abbiamo saputo dalle leggi di Darwin che ci sono delle varianti evolutive positive. Quindi il virus che sviluppa una serie di varianti probabilmente ha sviluppato una variante evolutiva a lui positiva che lo rende più aggressivo. D'altra parte il virus quando entra nel nostro organismo sappiamo che ha due strade, o usare la proteina spike come una falsa chiave per entrare nella cellula e quindi replicarsi, oppure se trova l'anticorpo, siccome la cellula, il virus non muore al di fuori della cellula, lui deve trovare un altro organismo da parassitare. Quindi questo rientra in una normale evoluzione del virus. Si era tanto parlato, professore, proprio lo scorso anno, nei primissimi giorni di questa pandemia, dell'aggressività di questo virus che poi aveva perso un po' di virulenza con il trascorrere dei mesi. Dalle sue parole si capisce bene che oggi questo virus, proprio a causa anche delle varianti, è tornato ad essere molto aggressivo, è così? Ma guardi, io credo che noi nella fase di riduzione della circolazione del virus ci siamo illusi che avesse perso la sua, tra virgolette, virulenza. In realtà probabilmente così non è, ripeto, è chiaro che quando tu hai delle percentuali minime hai una sensazione, una percezione diversa di quello che è il fenomeno, quando poi invece le percentuali tornano a aumentare, perché in questo momento io credo che con chiunque si parli, che siano amici o parenti, c'è qualcuno che è stato comunque contagiato. Poi per fortuna continua a esserci questo rapporto tra contagio e malattia, cioè non tutti i contagiati sviluppano la malattia. E questo, se non altro, è forse l'unica nota positiva, però è innegabile che il numero dei contagi negli ultimi giorni è progressivamente aumentato. Alfredo, linea a te. Sì, professore, volevo chiederle una domanda secca, se vede all'orizzonte un nuovo lockdown, parlo chiaramente non solo della situazione dell'Abruzzo ma un po' di tutta l'Italia, perché da più parti ho sentito e ho letto, forse lo avrà fatto anche lei, che si invoca un provvedimento simile a quello che è stato preso in altri paesi dell'Unione Europea. Secondo lei è necessario, da quello che riesce a vedere dalla situazione che ha sotto le mani tutti i giorni? Guardi, noi sappiamo che per ridurre la circolazione del virus abbiamo due strumenti. Il principale è la vaccinazione e siamo in linea con una tempistica che ci vede ancora però in difficoltà rispetto ai numeri che dovrebbero essere vaccinati. L'altra, purtroppo, abbiamo imparato da esperienze precedenti, non solo italiane, che la chiusura, obbligando le persone a non circolare, fa sì che ci sia una riduzione della diffusione del virus. Quindi è chiaro che in questo momento sappiamo bene che l'unico strumento è di prevedere una chiusura che potrà essere modulata, ma se i dati sono questi e continuano a crescere, credo che avremo poche alternative, come hanno avuto poche alternative altri paesi confinanti come la Francia, la Germania e altri. Altra domanda che le faccio, professor Vecchietto, è se la rete sanitaria, in questo caso parlo della nostra regione, così come è strutturata, ha ancora margini per reggere in maniera tranquilla questa terza ondata, o se c'è necessità comunque di ulteriori potenziamenti?
Guardi, i potenziamenti sono sicuramente una delle ipotesi, però devo dirle che a fronte di questo mi sembra che ogni volta che vengono fatti dei concorsi si trovano sempre meno medici e si trovano meno infermieri, perché noi veniamo da una desertificazione, perché la sanità, soprattutto quella pubblica, negli ultimi 10 anni è stata con il vessillo del risparmio depauperata di elementi, unità, reparti, piccoli ospedali, che oggi potevano essere utilissimi, che sono stati chiusi. Quindi io la strada dell'ulteriore potenziamento non la vedo, e questo è uno dei motivi per cui poi tra i vari pesi e misure che dobbiamo tenere conto, anche una rete assistenziale che può essere messa in difficoltà, e lo è già, può rappresentare un ulteriore stimolo a proporre delle chiusure per tentare di limitare il numero dei soggetti che finirà inevitabilmente in ospedale. Professore, torniamo noi qui da Chieti per qualche altra ulteriore domanda prima di chiudere questo collegamento per lasciarla al suo lavoro. Siamo a febbraio-marzo, ci dirigiamo verso la primavera, ci avviciniamo gradualmente, lentamente verso la primavera. È auspicabile che con l'aumento delle temperature, seppur tra qualche settimana, già per questo la situazione possa un po' migliorare? Guardi, io mi scusi, ma non so fare previsioni. Qui bisogna ragionare giorno dopo giorno, vedere quanto e come aumenta il contagio. Quindi io me lo auguro, però al momento credo sia difficile per chiunque fare una previsione di questo tipo. Quanto riguarda invece le persone colpite da questo virus nella nostra regione, rispetto a qualche mese fa, è tornata ad essere colpita maggiormente la fascia di età più avanzata? Perché ricordo che qualche mese fa si parlava anche di pazienti cosiddetti giovani. Oggi invece qual è la situazione? No, allora guardi, diciamo che l'impatto sulla popolazione non si è modificato. Noi sappiamo che essere contagiati dal virus non significa sviluppare necessariamente la malattia. Sappiamo che i soggetti con fragilità o con una maggiore anzianità sono quelli che in percentuali maggiori invece non si limitano a contagiarsi ma sviluppano la malattia. E poi, siccome questo è un virus di cui noi abbiamo incominciato a conoscere molto ma che in realtà ne sappiamo ancora molto poco, è innegabile che l'evidenza scientifica mostra che anche soggetti giovani che in teoria non dovrebbero sviluppare la malattia, in percentuale per fortuna minima ma comunque descritti, possono invece avere una malattia molto impattante con delle conseguenze molto gravi. L'ultima domanda, professore, l'attualità di questi ultimi giorni, le scuole, scuole sì, scuole no, scuole aperte, scuole chiuse. Secondo lei chiudere le scuole potrebbe essere una soluzione per tamponare questa recrudescenza di positivi nella nostra regione? Guardi, io credo che la scuola di per sé sia sicura, perché sono ambienti controllati dove ci sono i professori che, applicando tutti i protocolli, sicuramente sono tutelanti nei confronti dei ragazzi. Però è chiaro che la scuola non può dominare tutto quello che c'è prima dell'ingresso e tutto quello che c'è dopo l'uscita dalla scuola. Quindi, se il virus circola in maniera così rapida e importante, anche la scuola, paradossalmente, non tanto in sé per la scuola ma per tutto quello che la contorna, può rappresentare un ulteriore aggravio rispetto alla circolazione del virus. Quindi sarebbe meglio chiuderle? Io direi di sì. Se i numeri sono questi, non è da escludere, secondo me, come è già stato fatto, l'ipotesi che debbano essere chiuse. Grazie davvero al professor Jacopo Vecchiet, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Grazie per questo prezioso contributo, grazie a Roberto Pulimanti per l'assistenza tecnica. Da Chieti è tutto, in linea che può tornare allo studio. Sì, ringraziamenti a cui mi associo. Noi proseguiamo con il nostro giornale e continuiamo sulla pagina dedicata all'emergenza sanitaria, perché chiaramente in queste ore, lo avete ascoltato anche dal collegamento, i dati sono allarmanti, soprattutto per Pescara, che è la terza città italiana per numero di contagi un po' in tutta l'area metropolitana. Il sindaco Masci predisporrà un'ordinanza che prevede il divieto di sosta all'esterno dei locali
per questo ultimo weekend di zona gialla e loda l'ordinanza di Marsiglia, critiche invece dal sindaco di Francavilla. Sentiamo. Dopo le scuole chiuse ormai da sabato, Pescara, terza città in Italia per numero di contagi, recepisce l'ordinanza del presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio che vieta l'ingresso e l'uscita dal comune se non per motivi di stretta necessità, salute o lavoro. Ma l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Masci si appresta anche a varare un'ordinanza che vieti di sostare all'esterno dei locali, sotto accusa la movida del fine settimana con le immagini di Pescara che hanno fatto il giro della nazione per gli assembramenti proprio fuori dai locali. Noi con il questore e con il prefetto stiamo organizzando una rete di protezione dell'area centrale con le forze dell'ordine che ci saranno venerdì e sabato, perché nel momento in cui le strade e le piazze dovessero riempirsi si bloccheranno all'esterno le persone e dobbiamo fare in modo che non si verifichino quelle situazioni a cui abbiamo assistito sabato scorso con aggregazioni nelle zone centrali di Pescara esageratissime, però essendo in zona gialla le persone sono uscite da casa e Pescara è un punto di attrazione incredibile, quindi questo provvedimento di Marsiglio, del presidente Marsiglio, che impedisce lo spostamento tra le città dell'area metropolitana, io lo considero un provvedimento buono e giusto. L'ordinanza di Marsiglio però ha ricevuto anche delle critiche, sono quelle del sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani, che contesta la gestione dell'emergenza. In zona arancione con sfumature di giallo, di rosso, di bordeaux, no, non è una barzelletta, è proprio quello che sta succedendo, una gran confusione nella gestione di questa pandemia da parte della regione Abruzzo, lo dico da tempo, purtroppo quando ci sono momenti come questi vanno prese decisioni anche forti, anche più restrittive, però bisogna sostenerle e portarle avanti con convinzione. Questo modo di fare crea solo disagio, crea confusione nei cittadini, crea confusione in tutte quelle aziende commerciali che un giorno possono stare aperte, il giorno dopo devono stare chiuse, possono ordinare la merce oppure non la possono ordinare. Non è così che si gestisce una pandemia. Adesso invece parliamo di Giulianova, che è uno dei comuni sotto stretta sorveglianza del Comitato Tecnico Scientifico Abruzzese, nel quale nel fine settimana ci sarà anche uno screening per gli studenti. A Teramo invece l'Ordine degli Avvocati avvia una campagna di test rapidi per 1200 legali e praticanti del foro teramano. Tania Bonici Castelli. Potrebbe scattare presto la zona arancione o addirittura rossa per l'intero Abruzzo. La causa è il forte incremento dell'indice RT che oscilla intorno all'1,20. La regione con un'ordinanza ha già vietato di entrare e uscire da Pescara, Montesilvano, Spoltore e Francavilla. In provincia di Teramo è stata imposta stretta sorveglianza su Giulianova, anche se il sindaco Costantini si dice stupito da queste indicazioni regionali e parla di un calo dei casi, 289 su una popolazione di 25.000 abitanti. Ed è la variante inglese del Covid a preoccupare, quella più contagiosa che si registra nell'area pescarese e che viene studiata con attenzione dagli scienziati del Laboratorio di Genetica Nucleare dell'Università di Chieti e dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. In attesa dei vaccini per tutti si continua a consigliare screening di massa. Un esempio è quello del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, che ha appena comunicato ai propri iscritti l'avvio di una campagna di screening che permetterà agli avvocati e ai praticanti del foro teramano di accedere gratuitamente al tampone rapido antigenico. I test a Teramo verranno effettuati mercoledì 17 febbraio al Palace Capriano dalle ore 15.30 alle 18 dal personale dell'ASL di Teramo e garantiranno risultati rapidi e rigorosamente verificati. L'iniziativa adottata dal Consiglio dell'Ordine in sinergia con ASL e Comune di Teramo è parte di un ampio progetto Giustizia e Sicurezza, finanziato dallo stesso Consiglio e dalla Cassa Forense, con cui si intende garantire assistenza agli oltre 1200 avvocati e praticanti teramani attraverso l'utilizzo di strumenti di monitoraggio e strategie di profilassi. Anche Pianella è tra i comuni sotto osservazione, il sindaco si dice pronto a un nuovo screening di massa sulla popolazione. Stefano Recanati.
Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio ha firmato nella giornata di ieri una nuova ordinanza il quale vieta l'ingresso e l'uscita, salvo per comprovate esigenze di lavoro o di salute, per i comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Francavilla al Mare per la durata di 14 giorni. Nella stessa ordinanza è stato stabilito inoltre un monitoraggio intensivo per 6 comuni della nostra regione, tra i quali figura anche Pianella. La situazione ad oggi in città resta sotto controllo, con lo screening effettuato nei giorni scorsi sulla popolazione scolastica che ha fatto registrare una sola positività su 500 test effettuati. È chiaro che l'aumento di contagi comunque da parte nostra è stato tempestivamente attenzionato ai fini anche del contenimento e dell'assistenza ai soggetti risultati positivi e oggi il Comitato Tecnico Scientifico evidentemente prende atto di questa crescita e giustamente accende un faro al fine di avere un monitoraggio costante, puntuale e tempestivo per evitare che ci siano ulteriori propagazioni. Il primo cittadino ha poi chiesto alla Protezione Civile regionale la propria volontà ad organizzare per le prossime settimane un nuovo screening di massa aperto a tutta la popolazione. Il sindaco, che nella serata di ieri ha avuto un colloquio con l'assessore alla salute Nicoletta Verì, ribadisce come in questo momento di emergenza il contact tracing in collaborazione con le amministrazioni comunali sia fondamentale per il tracciamento veloce dei casi positivi. La proposta è quella di coinvolgere di più le amministrazioni comunali, soprattutto nella fase di tracciamento e di prima gestione dei contagi, affinché questi poi non si propaghino. E su questo ritengo che i comuni che, ahi noi, in tante emergenze hanno dato grande prova di tempestività e di efficacia con la loro azione sul territorio, possono essere un'arma fondamentale che forse non è più il caso di tenere in panchina visti questi dati. Dopo l'annuncio della Regione di voler vaccinare entro il 30 giugno 1 milione di abruzzesi, il Partito Democratico mette in risalto come si sappia poco o nulla su come ci si muoverà e chiede alla Giunta di utilizzare fondi e personale sanitario anche nelle USCA. Sentiamo. Da domenica l'Abruzzo tornerà in zona arancione, si parla di vaccini, di vaccinazione, di piano della regione per le vaccinazioni, però innanzitutto voi contestate la confusione sui numeri, numeri che poi secondo voi sono anche la causa di questo ritorno in zona arancione. Ma c'è una confusione totale, non lo diciamo noi, lo dicono gli studi, Pescara e Chieti tra le ultime in Italia come capoluoghi per quanto riguarda il contagio e quindi la diffusione del contagio, e lo dice lo stesso Marsiglio perché firma ordinanze per quanto riguarda la zona arancione e ci si torna presto, nel momento nel quale qualche ora fa si diceva è tutto sotto controllo, siamo in zona gialla. In realtà c'è tanta confusione, non c'è il piano vaccinale e soprattutto non c'è sorveglianza sanitaria, perché sul territorio dai dipartimenti della prevenzione alle USCA, con 11.000 abruzzesi chiusi dentro le proprie abitazioni, non c'è nessuna presa in carico e nessun dato certo. La regione prevede di vaccinare il 70% degli abruzzesi entro il 30 giugno. Ma è questa la nostra richiesta che avanziamo ormai da mesi. Anche durante diciamo il bilancio di previsione alla fine dello scorso anno chiedevamo di avere immediatamente il piano per la vaccinazione. Non abbiamo avuto nulla. 1 milione di persone entro il 30 di giugno, richiamati per una seconda volta fanno 2 milioni di persone. Oltre 100.000 persone hanno più di 80 anni. Quasi 300.000 tra 60 e 79 anni e ci chiedono ogni giorno dove, come, quando posso vaccinarmi. Non c'è nessun piano. Voglio soltanto fare alcune considerazioni sui numeri. Ogni centro vaccinale impiega circa 10 persone, tra persone amministrative, professioni sanitarie e dirigenti medici. Possono vaccinare dalle 100 alle 150 vaccinazioni, quindi persone al giorno. Pensate cosa significa arrivare a 2 milioni entro il 30 di giugno. La domanda nostra è semplice, vogliamo il piano, vogliamo sapere quali sono i centri vaccinali, vogliamo sapere qual è l'esercito dei vaccinatori, quanta gente del sistema sanitario regionale ovviamente sarà lì sui centri vaccinali a operare per vaccinare le persone. Questo chiediamo, le risorse ci sono stati dati milioni e milioni di euro per rafforzare il numero degli operatori a tal fine, manca la programmazione, perché questo Dipartimento della Salute non ha programmato nulla, anche sul tema vaccini Covid.
E questa mattina si sono svolti i funerali del presidente emerito del Senato Franco Marini, funerali in forma privata a Roma, ma nella Democrazia Cristiana abruzzese c'è stato un altro lutto, perché martedì scorso a Pescara, all'età di 94 anni, è scomparso l'ex europarlamentare Antonio Del Duca, già deputato e sindaco di Casa Canditella. Questa mattina il rito funebre nel piccolo paese del Chietino. Vediamo. Si sono svolti questa mattina a Casa Canditella, nella chiesa di San Gregorio Magno, i funerali dell'ex europarlamentare Antonio Del Duca, che si è spento martedì a Pescara all'età di 94 anni. Medico oculista, è stato anche sindaco di Casa Canditella dal 56 al 79. Nel 1968 venne eletto deputato per la prima volta nelle file della Democrazia Cristiana. Quattro anni dopo fu nuovamente eletto con oltre 51.000 preferenze. Nel 1976 venne poi eletto deputato per la terza ed ultima volta ed inserito nella Commissione parlamentare per la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e nella rappresentanza italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Subentrò come deputato europeo ad Emilio Colombo nell'aprile dell'80, dopo essere stato candidato alle elezioni del 79 fra le liste della DC, e poi venne riconfermato a Bruxelles nel 1984, occasione nella quale vennero girate queste immagini per un documentario sull'Unione Europea realizzato dal collega Giuseppe Forte. La visione di questa Europa unita che ci ha dato la pace per tanti anni e che oggi ancora propone dei problemi nuovi, che sono i problemi del lavoro, che sono i problemi sociali, che sono i problemi regionali, sono tutti quanti problemi che statisti come Alcide De Gasperi avevano prospettato tanti anni fa e che oggi ancora reggono il campo. Del Duca è stato una delle migliori figure della Democrazia Cristiana, non solo nel Parlamento italiano ma soprattutto all'Assemblea europea, ha ricordato il segretario regionale dell'UDC Enrico Di Giuseppe Antonio, che ha così espresso il cordoglio del suo partito per la scomparsa dell'ex parlamentare, che per una singolare coincidenza è morto nello stesso giorno di un altro grande esponente della DC abruzzese, il presidente emerito del Senato Franco Marini, del quale questa mattina a Roma si sono celebrate le esequie in forma privata nella chiesa di San Roberto Bellarmino. E adesso lo sport con il calcio di Serie B dopo il pareggio di martedì sera in casa della capolista Empoli. Per il Pescara tra poche ore sarà di nuovo campionato, perché i biancazzurri ospitano dopodomani all'Adriatico Cornacchia il Venezia, reduce dal rotondo successo interno contro la Cremonese per 3-1. Breda confermerà il modulo con la difesa a 3 anche contro i lagunari, visto il buon risultato ottenuto al Castellani. Dovrà certamente rinunciare a Busellato in gol a Empoli, appiedato per un turno dal giudice sportivo, ma in mediana ritroverà pedine come Ledian Memushai e Daniele De Sena. Sulla via del completo recupero anche Sorensen e Giannetti. Venezia sesto in graduatoria e in serie positiva aperta di 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 partite. Ieri si è concluso il turno di campionato con un doppio successo interno di misura. La Regina ha battuto la Virtus Entella per 1-0 con la rete decisiva di Montalto, mentre all'ultimo respiro il Chievo Verona ha battuto la Reggiana. Decide la sfida una conclusione di Obi dopo un'azione insistita dentro l'area degli emiliani. Grazie a questi risultati il Chievo di Aglietti aggancia il Monza al secondo posto in graduatoria alle spalle dell'Empoli, mentre la Regina balza a 25 lunghezze con la Virtus Entella, che rimane fanalino di coda in coabitazione proprio con il Pescara a quota 17. Ora la Serie C, il capitano del Teramo Andrea Arrigoni fotografa il momento del diavolo, ma non teme che la squadra biancorossa sia in crisi. L'unico vero rimpianto per il centrocampista è il pareggio interno contro la Vibonese. Io penso che a parte qualche partita, noi adesso in questo momento, le ultime partite ci siamo, cioè il Teramo c'è, poi dopo il risultato dipende da tante altre cose. Però io penso che il Teramo domenica ha fatto una partita, ha dovuto fare una partita difficile, cioè ha incontrato un avversario tosto, e però secondo me ha risposto presente il Teramo. Secondo me la partita di domenica ci ha dato risposte positive più che risposte negative, almeno per come l'abbiamo vista noi è così. Poi è normale che tutti vorrebbero vincere tutte le partite, anche noi lo vorremmo, però non sempre è possibile, e
per noi ma per tutti. Cioè, io non vedo un cammino così negativo del Teramo, anzi io sono molto positivo e sono molto fiducioso. Io il Teramo lo vedo bello, lo vedo che sta bene. Domenica sicuramente noi avevamo due partite sulle gambe e loro non l'avevano, quindi secondo me soprattutto inizialmente loro sembravano un po' più brillanti, un po' più freschi, però voglio dire era anche abbastanza normale, non è che è un demerito nostro, era il calendario aveva dato questa situazione tra virgolette di possibile vantaggio loro e di possibile svantaggio nostro, ma non è una lamentela, faceva parte del calendario, quindi la partita è stata anche difficile anche per questa cosa qua. Loro sono una squadra che fa dell'intensità anche una caratteristica importante e quindi a maggior ragione averli trovati sulla carta più freschi di noi può essere stata una cosa che ha aggiunto un livello di difficoltà per la nostra partita, però appunto io penso che appunto per questo l'averla ripresa la partita di domenica per come si era messa secondo me è un segnale molto importante, anche per come l'abbiamo ripresa, per la voglia che abbiamo fatto vedere di riprendere la partita, secondo me sono tutte cose positive che devono darci ancora più forza e consapevolezza che ci siamo e che possiamo giocarci da qua alla fine tutte le nostre carte senza nessun tipo di problema. Il feeling con gol non ne ho mai avuto tantissimo, però è sicuramente una cosa che anch'io posso aggiungere qualcosa alla squadra, nel senso che magari devo provarci anche di più, soprattutto devo magari, ci ho anche provato, devo magari azzeccarne un po' di più. Quello che dicevo prima, può essere anche quello un contributo che io e anche altri compagni possono dare, cioè aumentare la possibilità di far gol può anche voler dire tirare da fuori, vuol dire mettere un cross in più, sicuramente è un'opzione che innanzitutto mi farebbe piacere, però poi sicuramente è una cosa che è un'opzione in più che la squadra avrebbe con me o con altri giocatori sicuramente. Andrea, io ti chiedo invece se c'è una partita di quest'anno, non deve essere per forza una sconfitta, può essere magari anche un pareggio, che rigiocheresti se ne avessi la possibilità perché ti è rimasta diciamo un po' qui? A me il pareggio in casa qua con la Vibonese non mi è ancora, sinceramente non sono due punti che secondo me quei due punti lì mancano nella nostra classifica, mancano sicuramente, poi dopo altri magari punti, magari li hai presi qualche volta, te li sono stati tolti qualche altre volta, si sono bene o male bilanciati. Però secondo me quella partita lì, averla pareggiata è un di conforto, però sicuramente quei due punti ci mancano nella nostra classifica. Ancora calcio con la Serie D, 4 i recuperi di ieri nel girone F, colpo importante del Giulianova in trasferta a Monte Giorgio, mentre il Notaresco non è riuscito ad approfittare della partita interna col Castelfidardo. Jacopo Forcella. I recuperi del mercoledì in Serie D sono agrodolci per i colori abruzzesi, perché se in basso il Giulianova vince e rilancia le ambizioni di salvezza, in alto il Notaresco non approfitta del turno interno contro il Castelfidardo. I rossoblù di Epifani si fermano al cospetto dei biancoverdi, che confermano di attraversare un ottimo periodo di forma. Finisce 1-1 perché se il Notaresco prova a scappare con Banegas nel primo tempo, i fidardensi impattano nella ripresa col gran gol di Sant'Angelo. Nel finale rosso per Massarotti, col Notaresco che dunque chiude in 10. Occasione sprecata per il rossoblù, che domenica avranno un turno sulla carta morbido contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio, mentre c'è incertezza per la gara tra Campobasso e Pineto, soprattutto in relazione alle condizioni meteo avverse che interesseranno il centro Italia a partire dalla giornata di domani e per tutto il weekend. Per come eravamo partiti ero contentissimo, poi il gol invece di darci una spinta a portare la partita a termine con grande prestazione, ce ne siamo un po' scesi, ma questo lo temevo oggi, perché incontravamo una squadra che ti fastidiosa da incontrare, una squadra che corre e ti poteva creare dei problemi, ce l'ha creati sotto l'aspetto fisico, mentale. Queste sono partite che se non fai il 2-0
le porti alla fine con difficoltà. Quando abbiamo preso il gol del pareggio, sono contento alla fine che l'abbiamo pareggiata, anche se quando siamo rimasti in 10 abbiamo avuto una forza d'orgoglio di andare a cercare di ribaltare, di riportarci in vantaggio, e forse lo meritavamo anche per quello che abbiamo fatto. Il colpo in coda lo firma invece il Giulianova. Bitetto centra il primo successo dal suo ritorno in giallorosso ed è una vittoria esterna che vale doppio perché arriva in uno scontro diretto in chiave salvezza a Monte Giorgio. De Cerchio da piazzato porta avanti i suoi, raddoppia Massetti. La rete di Arturo Lupoli per i marchigiani non cambia i destini dell'incontro con il Giulianova che sale a quota 9 punti e domenica è atteso dallo scontro di Castelnuovo contro i neroverdi di Guido Di Fabio. Li abbiamo aggrediti nella loro metà campo, abbiamo recuperato diversi palloni e ci siamo anche in una di questi recuperi, poi siamo riusciti anche ad impensierire il loro pensiero e a procurarci quelle due punizioni che sono state letali per gli avversari. Il campionato è ancora molto lungo, abbiamo ancora altri due recuperi, più domenica giochiamo l'ultima del girone di andata a Castelnuovo, non so con quali difensori, però in qualche maniera faremo. E prima di chiudere, una notizia che riguarda il volley, perché la Sieco Ortona in una serata sottotono ha perso 2-3 nei quarti di Coppa Italia contro il Regione Emilia ed è stata eliminata così dalla competizione. I parziali dei set: 14 a 25, 25 a 18, 25 a 22, 15 a 25 e 9 a 15. Termina qui il TG6, io vi ringrazio per averci seguito, i nostri servizi come sempre sono on demand, prossima edizione alle ore 19. Buona giornata.